Ma si può sapere dove è finito Robby? Era con me nell'aula. Robby, ci sei? Robby! Danny! Robby, che ci fai qui? Ma no. Come sei scarso! Uffa! Robby! Robby! C'è un fantasma! Monteverde, via Albertoni 41. Dovrebbe essere questa, Robby! Sì, Dani. Nina e Matti, non so perché, ma ci hanno invitati nella scuola paritaria Anna Micheli per una sfida, a quanto pare. Sì, Robby, ma non riesco a capire perché, non ci hanno detto nulla. Questa è una scuola bilingue che si può frequentare dal nido fino alla scuola secondaria di primo grado. Sì, hai ragione, ma Robby... Cosa, Dani? Un momento. Qui c'è... una lettera e c'è scritto per Dani e Robby. Per Dani e Robby? Allora, siamo noi. Vediamo cosa c'è scritto. Forse saranno Ninna e Matti. Sì, Dani, è firmata Ninna e Matti. Presto, leggiamola. Benvenuti nella scuola paritaria Anna Micheli. Sarete all'altezza di questa scuola o verrete bocciati? Io, Robby, non voglio essere bocciata. Superate le sfide per essere promossi e fate attenzione. Molta attenzione. Ma che strano modo di concludere una lettera, Dani. Hai ragione, ma dobbiamo andare subito da loro. Andiamo! Andiamo. Sono un fantasma! Sì, sei un fantasma. Comunque, abbiamo invitato Dani e Robby qui per vedere se sono all'altezza di questa scuola. Secondo voi verranno promossi o bocciati? Wow, Dani, guarda, siamo in un'aula! Sì, Robby, ed è bellissima! Ma guarda, su ogni banco c'è una scatola colorata! Secondo te a cosa serviranno? Guarda, Dani, c'è scritto che per essere promossi dobbiamo superare 4 sfide! Allora dobbiamo iniziare assolutamente! Sì, le sfide sono all'interno delle scatole, quindi basterà aprire le scatole e vedere quali sfide ci capitano! Ciao, Robby, io inizio! Quale scegliamo? Sceglierò questa qui davanti, Robby! Questa qui? Va bene, allora aprila! Che c'è scritto? Un momento, Robby! C'è scritto... Ops fantasma? Che significa Ops fantasma? Robby! Robby! C'è un fantasma! Dobbiamo correre! Ok, ecco cosa intendevano Nina e Matti con... è pericoloso! Dani, si sta avvicinando e se ci prende verremo sicuramente bocciati! Segui me, segui me! Aprirò questa scatola! Okay. Vediamo cosa c'è! Cosa c'è? Sfida matematica! Conta tutti i banchi in classe! Un momento! Ok, devo scappare! Riuscirò! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Dani, sono di più di 6! 7, 8, non riesco a contarli! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 22. Sì, Dani, abbiamo superato la prima sfida, andiamo avanti. Abbiamo un'altra scatola. Vai, questa Robby. Qui. Attenzione al fantasma. I fantasmi odiano i rumori forti. C'è un palloncino e cos'altro, Dani? È quello per scoppiarlo, così il fantasma si allontana. Guarda, è vicinissimo. Ho un'idea. Vai via! Abbiamo guadagnato un po' di tempo, andiamo avanti, Dani. Il fantasma è impaurito dal rumore forte! Presto! Sceglierò questa, Robby! Vediamo cosa c'è scritto! Ops! Catena! Robby, forse era meglio non aprirla! Il fantasma ora fa ancora più paura! Apriamo un'altra! Apri, apri, forza! Ok! Sfida di inglese! Almeno questa è una sfida! Hai ragione! Devo dire 3 cose che vedo in inglese. Ok, 3 cose che vediamo in inglese. Se solo venissimo in questa scuola sapremmo benissimo l'inglese, Dani. Oh no, ci sono! Banco si dice desk. È vero, è vero.
su tre, è andata. Sì, io vedo te, tu sei la mia ragazza, si dice girlfriend. Ok, ce ne manca uno. Aspetta un secondo. Lì c'è un orologio. E si dice clock. Robby, sono la più brava in inglese. Bravissima, Dani, anche la seconda sfida è andata. Ma dobbiamo aprire ancora tantissime scatole, presto. Vai via, stai lontano, Dani, apri quella scatola, presto. Vai, sei lontano. Che cos'è? C'è scritto trombetta antifantasma. Con questa possiamo scacciare il fantasma? Sì, Robby. Aspetta però. C'è scritto massimo tre usi. Come? Sono tre utilizzi. Quindi dobbiamo utilizzare la nostra testa e capire quando è meglio utilizzarlo. Tu, Dani, prova ad aprire un'altra scatola. Io distrarrò il fantasma. Va bene. Io voglio aprire quella viola. Quella? Ma c'è il fantasma! Ha funzionato! Presto! Oh no, c'è scritto sfida di arte, colora senza uscire dai bordi. Ok, posso farcela. Robby, come va? Ho usato soltanto una volta la trombetta. Ok, ok, ci sono. Devo colorarlo tutto. Stai lì, fantasma, stai lì. Dani, a che punto sei? L'ho quasi completata, Robby, non capo. Sei lontano, Robby, ho finito. Ok, completato. Scappa il fantasma. Da quando ha quella catena è molto più aggressivo di prima. Robby, Dani, cosa scelgo? Ho un'idea. Facciamo il tuo giro, facciamo prima arrivare. Ok, 3, 2, 1. Ci siamo. Oh no. Questa è la quarta sfida. Sfida merenda. Raccogli tutte le merende in classe. Ma no. Dove sono le merende? Non lo so, Robby. Aspetta. Qui c'è una. Ok, dobbiamo trovare tutte quante le merende. Vai via! Non trovo le altre merende! Lì ce n'è una, la mela, Dani! La mela può essere una merenda buonissima! Ci sono! Oh, ma guarda! L'ultima merenda si trova lì, vicino alla porta d'uscita! Oh no. Come facciamo? E lì c'è anche il fantasma! Non possiamo andarci! E quindi? Dobbiamo aprire un'altra scatola! Oh, ok! Questa non l'abbiamo ancora aperta, è l'ultima! Che schifo! Che cos'è? Oh oh, c'è scritto mano attira fantasma. Che significa che questa mano attira i fantasmi? Non ha senso! Cosa? Dani! Usciamo! La merendina! Sì, abbiamo! Sfida completata! Possiamo uscire! Non ci posso credere, ce l'hanno fatta! Ah, sono troppo bravi. Ma si può sapere dove è finito Robby? Era con me nell'aula. Robby, ci sei? Robby? Dani? Robby, che ci fai qui? Non lo so, Dani, mi sono ritrovato improvvisamente così incatenato con questi tre lucchetti. E sei in un laboratorio di chimica. Un momento. E io ora cosa devo fare? Fammi guardare qui. Dani, dovrai liberare Robby in 3 minuti, se no verrete bocciati. In 3 minuti? Dani, hai sentito? Guarda, ho 3 lucchetti! Uno è arancione, uno è verde e uno è viola! Ma che significa? Come farai a liberarmi? Sì, Robby, e qui davanti a me ho delle boccette con colori diversi. Un momento. Prova a fare delle pozioni, Dani. D'accordo, proverò a mettere il blu. Oh, non si apre, ok. Ci sono blu con il nero. Secondo me stavano vicini, quindi potranno formare un colore. Un momento. Ci sono. No, Robby. No, Dani, qui non si è aperto nulla. Proverò il marrone. Il marrone, Dani. Ma non lo so. E proverò con il giallo. Vediamo cosa esce. Speriamo bene. Oh no! Dani, il tempo sta passando, dobbiamo trovare una soluzione, non so, prova a leggere qualche libro, lì ce ne sono tantissimi! Non l'avevo notato, forse lì ci sarà scritto qualche pozione di chimica, vado! Ma questi libri sono antichissimi! Un momento, perché qui sopra c'è un libro solo soletto?
Proverò a leggerlo. Robby, arrivo! Vediamo un po' cosa c'è. Ci sono le formule per ottenere diversi colori. E allora sbrigati, Dani, perché il tempo sta passando e poi verremo bocciati. Ok, ci sono. Devo utilizzare il rosso, il blu, faranno il viola. Rosso più blu. Ok, Robby? Robby è diventato viola. Guarda, è il primo lucchetto. Si è aperto. Ora basterà fare il verde e l'arancione. Rosso e poi servirà il giallo per fare l'arancione. Robby, sicuramente funzionerà. Guarda, è arancione! Guarda, Dani, anche il secondo lucchetto si è aperto, ma manca pochissimo tempo. Manca solo l'ultimo colore. Blu più giallo. Dani, se non fa verde, perderemo la sfida e verremo bocciati. Aspetta, aspetta, è verde! Anche l'ultimo lucchetto si è aperto e sono libero! Dani, siamo stati promossi! Finalmente, Robby! È troppo divertente spiarli e questo è solo l'inizio. Robby, siamo in una palestra! Oh, e adesso cosa ci faranno fare? Non lo so, ma io voglio solo essere promossa! Guarda, lì c'è una lettera, un'altra lettera! Hai ragione, andiamo a leggerla! Vediamo cosa c'è scritto. Dani e Robby, sfida in palestra. Eseguite correttamente una capriola, una ruota e un canestro. Ma un attimo, che cosa c'è scritto lì piccolo piccolo? C'è scritto prima che il clown vi raggiunga, altrimenti sarete bocciati. Ma clown? Dani, ma quale clown? Quel clown dietro di te! Quello lì, Robby! Allora... è meglio sbrigarsi! Cosa dobbiamo fare? La capriola, inizio io! Non so se so farla, Robby, ci provo! Ok! Poi devo fare una ruota, no, giusto? No, Dani, devo farla anche io la capriola! Corri, corri! So fare la capriola, Dani! E di così! No, Robby, dall'altra parte, dritto! E di così, allora! No! Come devo fare, Dani? Mettiti con la testa dritta e poi devi ruotare avanti! 3, 2, 1... Bravo, Robby! Oh no, sta arrivando! Vado! Proverò a farla di così! Ok! Ci sono! Ma mi spieghi da quando in qua sei così atletica? Beh, Robby, io facevo danza. Io facevo danza. Io invece non sono mai stata in una palestra così bella, ok? Quindi queste cose non le ho mai fatte. Ci provo pure io. Ma no. Come sei scarso! Uffa! Ci provo! Ok! Sì! Manca soltanto il canestro, la parte più difficile! Se mi faccio spaventare non faranno mai il canestro! Guarda! Un po' a destra, un po' a sinistra! Oh no! Dani, fai provare me! Allora, mi concentro e... Robby! Sì! Sì! Però adesso devi farlo tu! Ci sono, Robby, posso farcela! No, Dani! Il clown si sta avvicinando! Stiamo per essere bocciati! Sì! Sì, Dani! Ci siamo riusciti! Ci posso credere! Ma... Ninna! Che ci fai tu qui? Siete stati bocciati! No, Matti, no! Sono stati promossi! Ah, siete stati promossi? Bravi, complimenti! Cosa? Matti? Beh, certo! Eravate voi due fin dall'inizio? Io davvero non posso crederci! Adesso ve la vedrete con noi!